Invece no, questa cosa non deve interessare, interessa tutto il resto, ma questo no. Ecco, francamente, troviamo che se si deve parlare di trasparenza, visto che il Partito Democratico se ne fa il promotore, poi evidentemente qualcosa non torna anche dal punto di vista elettorale. Per qual è la motivazione di non accettare questo emendamento che non va a incidere né nel Ministero, ma incide, impatta solo e esclusivamente all'interno del sito internet dei partiti stessi? E con questa legge noi andiamo a impattare pesantemente nei siti internet e nell'organizzazione dei partiti, perché gli si chiedono una serie di prerogative. E lo si fa per la trasparenza, lo si fa per la trasparenza dei bilanci e anche quello che chiediamo noi è trasparenza, esattamente nello stesso modo e forse anche di più della trasparenza che chiedete voi. Grazie, deputato Cecconi. Allora, nessun altro che intervenire su questo emendamento? La votazione è aperta. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole ai relatori minoranza. Murer. Allora, ci siamo? Chi è che sta salendo? Sibilia. Veloce. Votato. Bene, ci siamo tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 112, contrari 279. La Camera respinge. Allora, siamo al 570, qui c'era una riformulazione. Deputato Civati, dove sta? Me l'accetta? Sì, va bene. Allora, il parere è favorevole. Relatore 5 Stelle si rimette all'Aula. Sinistra Italiana, parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Allora, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 315, contrari 5, la Camera approva. Adesso metto in votazione l'articolo 5, ecco, la votazione è aperta. Speranza. Non riesce Speranza. Matarrese. Arriva il tecnico. Matarrese ha votato? Sì. Sì. Allora, Speranza, vediamo se si sblocca.